Visioni da sogno o immagini dall'universo? Fantasia o realtà? Nobody's Perfect è tutto questo. È una mostra sui generis dove campioni biologici marini, fotografati attraverso il microscopio, diventano stupefacenti immagini che raccontano infiniti mondi possibili. I fotografi sono Sara Ferrando e Lorenzo Gallus, due giovani ricercatori precari del Dipteris, il Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue risorse presso la Facoltà di Biologia a Genova. Noi ci occupiamo dello studio di organismi marini attraverso tecniche istologiche. In pratica, noi andiamo a fotografare come sono fatti gli organi e i tessuti utilizzando i microscopi essenzialmente e otteniamo delle immagini che molte persone ci hanno detto essere esteticamente belle, anche se magari non capivano di che cosa si stesse parlando perché non era il loro campo. Nobody's Perfect dimostra come l'arte può essere un alleato utile per richiamare l'attenzione sulla ricerca scientifica e sulla sua divulgazione ad un vasto pubblico. Ho pensato di prendere alcune delle immagini che potevano essere anche interpretate in modo diverso da quello che realmente rappresentavano e appunto utilizzarle in una mostra che avesse inizialmente un lato artistico, estetico e dall'altra parte però anche la funzione, diciamo, di avvicinare le persone alla ricerca scientifica. La mostra può essere visitata presso la Rosa Purpurea in via Cesena.